Nicoleli, allora un'importante opera sta per vedere la sua conclusione, la Fano Fenile, tanto desiderata, tanto voluta. Sì, finalmente sono iniziati i lavori di asfaltatura dell'ultimo tratto di questa pista ciclabile che da un po' di anni è iniziata la realizzazione. Insomma, siamo molto soddisfatti sicuramente, ecco, che questa opera si possa concludere, perché diamo una risposta importante ai cittadini qui della frazione di Fenile e in generale a tutti gli appassionati di mobilità sostenibile e mobilità leggera. Questo tratto collega la frazione appunto di Fenile fino alla città di Fano, in prossimità dell'incrocio con Via della Fornace, e insomma la giusta sinergia tra provincia e comune ha fatto sì che anche questo ultimo tratto venisse completato, perché ricordiamo che la provincia ha provveduto a preparare il bando e fare l'assegnazione della ditta per questo ultimo tratto, ma comunque il comune di Fano ha messo a bilancio i soldi girandoli poi alla provincia, ovvero 90.000 euro per completare il tratto più impegnativo, che era quello sul cavalcavia. Un lavoro fatto sicuramente a regola d'arte, verrà fuori una bella asfaltatura in questo tratto, è già predisposto anche per l'impianto di illuminazione, che poi sarà un'altra questione che dovremo valutare in seguito, ma comunque la fruibilità dell'opera sarà già operativa, sarà già pronta, quindi dei prossimi giorni insomma faremo una bella inaugurazione coinvolgendo i cittadini qui della zona e il comitato Pro Fenile, che ha seguito sin dal primo giorno questa opera e si è fortemente battuto per far sì che l'opera venisse completata, quindi insomma per dare la possibilità appunto ai cittadini di Fenile e non solo di abituarsi a questa mobilità sostenibile che oramai è diventata indispensabile nelle città. Questa si ricollegherà a quella anche dell'Arzilla, sarà tutta una rete che verrà creata a Fano. Sì, allora il progetto è molto ampio delle piste ciclabili di Fano, in generale della mobilità sostenibile. Gli uffici comunali hanno già predisposto un piano appunto di realizzazione di piste ciclabili o di completamento di piste ciclabili dove ancora non sono presenti, proprio per rendere Fano una città vivibile e fruibile appunto ai più che vogliono spostarsi per brevi o medi tratti in bicicletta. Quindi questa è una prima risposta, poi ci sarà anche la ciclabile dell'Arzilla, si sta iniziando a progettare anche la Fano Senigallia con il comune di Mondolfo e di Senigallia in collaborazione, perché noi crediamo fortemente che le sinergie tra enti pubblici siano indispensabili per poter ottenere dei risultati importanti.